Welcome to the Startup Grind. L'ospite questa sera, forse avete già visto la sua biografia su internet, è uno startupper italiano che si è mosso quasi indipendentemente, proprio quasi da solo, fino ad arrivare in Inghilterra e negli Stati Uniti, a San Francisco, dove ha cofondato BioBits, una società che potete vedere anche su TechCrunch, ha ricevuto già $600,000 di finanziamento. E quindi vi prego di alzarvi un attimo in piedi e fare un applauso per il nostro ospite, Davide Morelli. Ciao. Ciao Davide. Ciao a tutti. Ciao, grazie per essere venuto. Ciao Davide. Allora, Davide, fondatore, cofondatore di BioBits e non solo, perché hai almeno altre due startup o società alle spalle, perché sì, il percorso è sempre non regolare, è sempre sì, beh, diciamo, questa è la prima vera startup che ho fatto. Ora magari, se vuoi, ti racconto tutta la storia fino a BioBits. Innanzitutto raccontaci qualcosa di te, proprio del tuo background, cioè anche semplicemente dove sei nato, quali sono state le tue passioni fin da piccolo, i tuoi interessi, e poi come e perché ti sei avvicinato al mondo imprenditoriale delle startup. Beh, allora, nato a Livorno, ho iniziato facendo il musicista, figurati. Poi ho fatto un po' di filosofia, ho fatto un anno di filosofia. Poi ho finito il conservatorio, ho provato a fare il musicista, ma insomma, vivere di musica in Italia è estremamente difficile. Quindi mi sono dedicato a quella che è sempre stata da quando avevo 8 anni, da quando i miei mi regalarono il primo ZX Spectrum. La mia grande passione è che scrivere programmi, io volevo fare giochi quando ero bambino. Quindi mi sono messo a studiare informatica, ho fatto la triennale, e una volta finita la triennale avevo urgenza di lavorare, volevo fare la mia società. Ho fatto una società con un mio vecchissimo amico, sempre di Livorno, abbiamo fatto la Parser, che uh-huh. è sempre viva e vegeta, soltanto che non la chiamo startup quella, perché non aveva le caratteristiche tipiche della startup. In particolare, il problema nostro è che eravamo tutti e due figli di dipendenti statali, non avevamo la cultura imprenditoriale, non sapevamo sì. cosa vuol dire fare impresa, e quindi abbiamo praticamente vissuto, siamo sopravvissuti per 10 anni. In che anno l'hai fondata? Questo era il 2001. Sì, quindi 2001. E quindi abbiamo fatto essenzialmente lavori di consulenza, non siamo mai riusciti a crescere, non siamo mai riusciti a assumere nessuno. I clienti sono cresciuti, abbiamo avuto anche clienti importanti come Ferrari, però di fatto non siamo mai riusciti a trasformarci. Il mio supervisore di dottorato dice sempre che Parser un po' come una specie di bottega. Sì, quindi la dimensione dell'artigiano, era quello siamo. Insomma. Artigiano informatico. Artigiano informatico, certo. Siamo, sì. Poi cosa è successo? Livorno mi stava molto stretta, sentivo l'urgenza di crescere ancora, quindi mi sono riscritto all'università. Ho fatto il dottorato e lì ho conosciuto appunto il mio supervisore, che mi ha fatto cominciare a capire cos'è che non andava nel mio modo di fare impresa. E quindi, mentre facevo ricerca, nel frattempo avevo anche ripreso a coltivare la mia grande passione, che è la musica. In particolare, online passavo le nottate a fare con questa community di musicisti pazzi robe. Quelle che facevamo in particolare erano agenti di intelligenza artificiale che erano in grado di creare musica e di improvvisare col musicista. Quindi l'idea era: vai sul palco, suoni, sì. e un computer suona con te, improvvisi e lui ti viene dietro. E questa era una cosa che programmavate durante il dottorato? No, questo era proprio notte. Ah, sì, proprio tempo, cioè, rubato al sonno, letteralmente. E quindi c'era questa di fatto negli anni, questa è una cosa che ho cominciato a fare nel 2004 più o meno. E ci sono stato 6-7 anni a guardare tutte le cose che erano state fatte, tutte le tecniche. E quindi, come dire, nel giro di 4-5-6 anni sono cominciato a diventare piuttosto bravo. Quindi conoscevo tutta la community di chi faceva queste cose, però la vedevo un po' come un hobby senza possibilità di sbocco. Poi cosa è successo? Che all'università, tramite il dottorato, ho seguito questo corso del PhD Plus. Dove ci siamo anche conosciuti. Sì. E lì ho capito cosa vuol dire fare impresa, ho capito che cosa mi mancava come imprenditore, cosa è mancato a Parser per diventare una vera e propria, di fatto una vera e propria società, dalla dimensione bottega a diventare società, essenzialmente per riuscire a crescere abbastanza da assumere.
E quindi mi è venuta voglia di mettermi in gioco. Fortunatamente mi è venuta l'idea di chiedere a David, mio vecchissimo amico con cui facevo musica online, appunto questi agenti di intelligenza artificiale, mi è venuta voglia di dirgli: ma perché non si prova a fare una startup? Ora che ho capito un po' quali sono le linee guida da seguire, proviamo. Mi sembra che a Londra sia più facile, no? Che farlo in Italia. La risposta è stata: sì, ci vuole mezz'ora online, 35 sterline. E io venivo dalla mia esperienza, ai tempi in Italia l'unico modo era di fatto 10.000 euro, sì, tre certo. mesi, più 2.000 euro di notaio, poi insomma... Oggi comincia a essere un po' più semplice, oggi, ma... Oggi fortunatamente è un po' più facile, sì. Comunque sì. Poi se vuoi dopo si parla del problema Italia, secondo me. Ma dimmi una cosa, quindi David londinese sì. è diventato il tuo socio, sì. e dove l'ha incontrato? Allora, online, David, fondamentalmente? Sì, siamo più che soci, siamo amici ormai di vecchissima certo. data. Lui, anche lui, ha una storia lunghissima, ha fatto un sacco di esperienze. Comunque musicista anche lui, uh-huh. informatico anche lui. Siamo molto simili. Lui è più musicista di me e io sono un po' più informatico di lui. Però di fatto si pensa allo stesso modo. E ci siamo conosciuti online appunto per queste cose di musica e intelligenza artificiale. Mi ha invitato ad andare a suonare a Londra. Ci sono andato 5-6 volte, si era proprio amici, ma si continuava... come a dire, bello, però più là del concerto, magari di un articolo in una rivista sì, sì. che si fa, e finalmente venne così la spinta, proviamo, facciamo una società. Ai tempi ci interessava in particolare la meditazione. Uh-huh. Erano appena usciti i caschetti per fare elettroencefalogramma, e sicché ci venne a mente, facciamo un'app, cos'era, il 2000, questa era il 2002, sì, metà 2002, facciamo un'app che prende il segnale dell'elettroencefalogramma, lo manda all'iPhone, l'iPhone crea in tempo reale musica che ti sonifica le onde cerebrali e ti fa capire quanto sei rilassato, ma anche quanto sei concentrato. Quindi meditare è essere contemporaneamente rilassati e concentrati, non è semplicemente dormire. E quindi il problema della meditazione è che non ci può essere un comando vocale che ti dice: bene, sei rilassato, perché in quel momento ti distrai. Ti distrai, certo. Quindi abbiamo pensato: usiamo la musica che arriva a un livello più preconscio, non subconscio, ma preconscio, quindi riesce a dirti cose senza che tu venga distratto. Quindi facciamo questo prototipo. Si fa nel giro di, che ne so, 2-3 mesi, c'era tutto, c'era il sito web, c'era l'applicazioncina, tutto carino. David ha l'occasione di andare a San Francisco per una conferenza, per il lavoro, ne approfitta per prendere contatto con tutti gli investitori, tutti gli imprenditori della valle. È un pazzo lui. Quindi si è messo a parlare con tutti, gli ha presentato a tutti il prototipo, gli ha fatto vedere a tutti il prototipo, e in particolare voleva parlare con questo Nadim Kassam, che è il fondatore di Basis, che è una società che fa questi orologi con dentro tutti i sensori, che è stata venduta 2 mesi fa a Intel. Quindi insomma... Poi si è rivelato certo. un grandissimo imprenditore, effettivamente. E quindi il tuo socio, insieme avete fatto una società a Londra, sì. e che è Mindful Sound, Mindful giusto? Sound, sì, sì. E lui poi ha approfittato di un periodo a San Francisco. Era lì una settimana per fare il pitch a tutti. Fare il pitch a tutti. A tappeto. Del prototipo, sì, di Mindful Sound. Sì, l'idea era: vediamo se riusciamo a trovare partner o investitori o qualunque cosa. Cerchiamo di capire se quest'idea è buona. Se ha gambe oppure no. Quindi quando sì, tutti a dirci è veleno, interessante, carino, ok. L'unico che invece ci dice qualcosa di più interessante è Nadim, appunto, che lo guarda e fa: ok, questa idea di meditare col caschetto in testa è folle, nessuno lo farà mai, okay. è perdente assolutamente, però voi fate qualcosa che mi interessa, io vi sfido, fate un'applicazione che fa la stessa cosa, che crea musica in tempo reale ma usando il battito del cuore, rilevando il battito del cuore usando la telecamera dell'iPhone. Se lo fate, io vi do i primi soldi, vi do i primi $100,000. Ah, David, così, direttamente? Sì, così. Ok, sì, sì. Forte. David mi fa, mentre scendeva le scale dall'ufficio di Nadim, mi fa: Davide, si riesce a fare questa cosa? Io mi ricordo che ai tempi era un laboratorio, in quel momento, era un laboratorio lì a informatica, così, che facevo dottorato. Mi dice questa cosa, io comincio a parlare con i miei amici, come si può fare a rilevare il battito cardiaco? E nel giro di poche ore, mi sembra 6 ore in tutto, quindi il giorno dopo per David, aveva già il prototipo sul telefono, torna da Nadim, gli fa: guarda, fatto. E Nadim rimane a bocca aperta, che fa? Dopo qualche mese ci ha rilevato, ci ha detto che praticamente aveva già chiesto la stessa cosa a altri team a San Francisco, sì. nessuno c'era riuscito. Ah, quindi... siete riusciti a sorprendere, diciamo così, l'investitore, essendo però
come mi raccontavi, già pronto da anni su musica e tecnologia. Sì, sì. Quindi non è stato improvvisato in sei ore. C'erano dietro dieci anni. Quelle sei ore sono, diciamo, la sintesi quasi zen, quando il pittore zen pensa prima di dipingere, no? Il tempo che abbiamo speso a guardare come si fanno a fare agenti di musica intelligente che creano musica con te, a studiare programmazione, tutti questi anni poi sono confluiti in, in quelle poche ore. E diciamo, la chiave qui, e lo dico sempre quando mi trovo a parlare davanti a possibili imprenditori, è: dovete essere diciamo i migliori in qualunque cosa vi interessi fare, concentratevi su quello, diventate i migliori. Dovete conoscere, se c'è qualcuno più bravo di voi, dovete conoscerlo. Cioè, deve essere proprio il vostro network. E a quel punto il vostro valore viene fuori spontaneamente. Se valete qualcosa, le cose si mettono in moto da sole, succedono. E una volta incontrato l'investitore, avete ricevuto... mantenuto la parola? Quindi cioè, sì. Ha investito sulla vostra idea? Sì, ha detto, ok, facciamo così. Mindful Sound diventa Biobits. Quindi ci metto i soldi, diventiamo cofondatori alla pari. Voi ci mettete il talento, io ci metto... i soldi per darvi gli stipendi, e così è nata di fatto Bybits. E com'è cambiato poi il progetto, che inizialmente quindi era la meditazione tramite il caschetto, poi è diventato questa misurazione del battito in musica, e poi con l'investitore, con l'investimento pesante, perché $100,000 è una cosa quasi per da noi era una cosa folle. Mi ricordo quando com'è cambiato appunto il vostro modo di lavorare su questo progetto? Quando la cosa successe effettivamente, per diversi mesi non ci credevo. Cioè, io ho vissuto per almeno 4-5 mesi aspettando la fregatura. Ho detto, prima o poi arriva la fregatura, prima o poi arriva la fregatura. Però non è ancora arrivata. Cosa è successo? È successo che Nadim ci ha spostato, il primo pesante pivot è stato questo. Sì. Spostarci dalla meditazione, che lui vedeva essere un settore molto affollato, e soprattutto non avevamo un prodotto che poteva andare, diciamo, che poteva vendere milioni di copie. Quanti appassionati di meditazione che erano disposti a usare un caschetto c'erano? Qualche migliaio, quindi non era interessante. Invece nell'intrattenimento lui ci vedeva qualcosa di interessante, in particolare nella fusione fra intrattenimento e benessere, perché l'idea era che mentre io ti genero musica, non la musica tutta meditativa che avevamo pensato io e David, ma musica letteralmente, musica hip hop, abbiamo nel nostro portfolio investitori artisti hip hop, l'idea è che nel frattempo ti acquisisco dati che parlano del tuo benessere fisiologico, quindi battito cardiaco, come il tuo battito cardiaco cambia nel tempo, quella che si chiama heart rate variability, da cui posso derivare informazioni sullo stress, sul quanto sei affaticato. Quindi l'idea è che riesco ad avere informazioni fisiologiche di salute da un segmento di mercato che normalmente non ce l'ha quelle informazioni, tipo i ragazzi, gli adolescenti, i ventenni, di solito se ne fregano di queste cose. Certo. Il quantified self, il movimento che si misura, mette sensori ovunque, è tipico dai 30 anni in su, cioè da uno che ormai c'ha una certa età, si è stancato... Comincia a preoccuparsi. Comincia a pensare un po', ma quanto durerò? Invece in questo modo la sua idea era: raggiungiamo tutta quella fascia di utenti che normalmente non raggiungeremmo. Ma io ho una domanda relativa al fatto appunto che vi siete lanciati, tu e David vi siete lanciati, siete andati dall'investitore a parlarci. Sono curioso di sapere, siccome se ne parla spesso quando si crea un'impresa, avevate un business model, un business plan, tutte quelle caratteristiche che sembrano essere necessarie per poter parlare con un investitore? Oppure avevate soltanto un'idea, un prototipo? Allora, questo sì, è abbastanza sorprendente rispetto a quello che ci insegnano. Sì, ce l'avevamo, avevamo tutto, il pacchetto completo. La cosa bella è che non l'ha neanche voluto sentire, non gli interessava. Ah. Di fatto, quello che ho capito, durante tutte le prime fasi dell'investimento, quindi seed angel, diciamo, finché non si diventa Series A, cioè finché non devi dimostrare che puoi crescere, ma finché devi soltanto far vedere che hai qualità, che hai un'idea, di questi dettagli, dei dettagli finanziari, non interessa niente a nessuno. Quello che vogliono da te è un team che sia, loro lo chiamano rockstar, deve essere una rockstar, cioè deve essere il migliore nel tuo campo, devi saper fare benissimo quello che sai fare. Se c'è qualcosa che non sai fare, ci deve essere qualcun altro nel team che lo sa fare. Quindi ci devono essere programmatori, esperti di comunicazioni, persone brave a intrattenere rapporti con i clienti potenziali, futuri, visionari, che non è, di solito non è il tecnico, per esempio. Io sono più tecnico e Davide è più visionario. Sì. Ci vuole un team che sia completo, questo è quello che cercano loro.
del business plan di solito non gli importa assolutamente niente nelle prime fasi. Certo. Quando si comincia a parlare dammi 2 milioni perché così te ne faccio tornare 20, ok, allora sì, ci vuole il business plan, ci vuole tutti i numeri, tutto l'Excel bello fatto, ma il business plan prima, anche perché quando la società è così giovane cambi nel giro di, senza esagerare veramente, ogni 2-3 settimane cambiava il nostro obiettivo, il nostro prodotto si evolveva, quindi non ce la fai a fare un business plan. Quando hai fatto il business plan il tempo di scriverlo è già vecchio. Certo. Quindi infatti era questa un'altra cosa che volevo chiederti, quali sono stati i pivot che avete fatto? Quali racconta qualche, se hai da raccontare qualche aneddoto, qualche cambiamento strano, insomma qualche rivoluzione a 180 gradi del... Non fate troppe per ricordarmele, guarda, poi ho anche un problema con la memoria, mi scordo tutto. Cos'è successo? Diciamo che finché la società non ha un obiettivo chiaro e anche delle revenue chiare, quello che fa normalmente, specialmente nel mondo così della Valley, è esplorare cercando un po' quale sarà la sua vocazione, quale sarà il modo in cui effettivamente farà le revenue. Quindi è normale, ogni volta che parli con qualcuno ti dà un input e ricalibri il prodotto in base all'input. Noi in particolare, dopo i primi $100,000, passati 6 mesi, c'era bisogno di, così, di avere più soldi per viaggiare, anche per fare più ricerca, per assumere un po' di persone in più, per capire meglio, per studiare la scienza che c'è sotto il battito cardiaco, per aggredire anche il mercato del well-being. Quindi abbiamo fatto un altro round, in questo caso sono stati tanti piccoli investimenti nell'ordine dei $25,000-$50,000, tutto a Los Angeles, tutto mondo dello spettacolo. L'idea era che oltre ad avere i soldi avevamo anche il nome, quindi quest'artista avrebbe poi speso o il suo nome per promuoverci o avrebbe dato la sua musica per i nostri prodotti. Quindi ogni volta che parlavamo con qualcuno ci dava magari un input, eravamo costretti a ricalibrarci. Sì. Quindi nel tempo abbiamo parlato di applicazioni per correre, applicazioni per respirare, applicazioni per il battito cardiaco. Anche per il battito cardiaco targettate più verso la meditazione, più verso appunto il divertimento, oppure applicazioni da usare durante concerti per cui il pubblico la usa, i dati vanno su un palco e il musicista usa i dati, quindi ci fa musica in tempo reale. Abbiamo fatto anche degli esperimenti a South by Southwest, a MTV Digital Days, ho suonato sul palco. Abbiamo provato mille cose, quindi... non te le saprei elencare. Quindi è tutta una cioè l'aspetto interessante è che siete partiti e poi siete riusciti a trovare un investitore che però fosse anche un mentore. Sì, no. Allora Nadim non è un investitore, di fatto è il CEO. È il CEO ad interim. Non abbiamo un vero e proprio CEO, è una struttura molto, siamo ancora abbastanza piccoli da essere molto anarchici. Quindi ci autogestiamo, però di fatto è lui quello che dà la direzione. Quindi siete ancora, per certi versi avete già raggiunto cifre importanti o siete ancora in ricerca per certi versi? Sì, diciamo che un'altra cosa che ho imparato è che quando senti cifre tipo $100,000 uno pensa wow, $100,000 sei arrivato, $100,000 ci vai avanti 6 mesi in 2 o 3 persone, perché viaggiare costa tanto e per le startup è fondamentale conoscere, andare a giro, viaggiare, quindi 100,000 sono pochi di fatto. Abbiamo fatto sì, prima 100,000, poi un altro round da 650,000, quindi in tutto siamo a 750. E ora niente, i soldi stanno finendo, stiamo pensando di fare un altro round, stiamo parlando con un po' di persone. Diciamo che le cifre si ridimensionano una volta, è sempre così credo, no? Finché non hai fatto 100,000, 100,000 sembra tanto, quando hai fatto 100,000 600 sembrano tanti, quando hai fatto 600 dici 600 non è nulla, ma non perché ce l'hai, io sono come conto in banca è meno di quando quando è iniziata Bybit, assolutamente, è che ho assunto gente, quindi sto facendo lavorare persone, i soldi vanno via molto velocemente, si viaggia tanto, quindi... Ecco, quindi alcune cose in fondo che ti volevo chiedere a questo tuo punto di esperienza imprenditoriale, quindi arriviamo all'oggi, dicevi per esempio per le startup è importante viaggiare, oppure quali sono altre cose che hai imparato durante questa esperienza imprenditoriale forte che ti ha portato in giro per il mondo? Allora, l'ho imparato... L'ho già detto prima, essere il migliore nel tuo campo e dedicarti a quello, non farti distrarre. Infatti in questi mesi un po' ci siamo fatti distrarre dalle varie cose che avremmo potuto fare e siamo magari un pochino rallentati sulla cosa che ci rende unici. E invece è quello che bisogna tenere sempre a mente, fai quello che ti rende unico, perché sennò hai troppi competitor. Oggi come oggi, all'ultima conferenza di Apple, quanti erano gli sviluppatori? 9 milioni. 9 milioni di sviluppatori per iOS. Cioè, come fai a fare una cosa meglio di 9 milioni di persone? È difficile.
se fai una cosa che tu sai essere uno dei pochi nel mondo, saper fare bene, veramente bene, allora sì che diventi il migliore. Certo. Quello che devi fare, essere il migliore in qualcosa. Poi suggerivi di viaggiare, quindi conoscere, sì, e poi network, anche fare, sì, me lo dicesti una volta, un anno fa, fare il pitch a tutti. Ah sì, fare, sì, cioè, sì, sì, sì. Quello me l'ha insegnato Nadim. Lui fa il pitch a tutti, ma letteralmente, non sto esagerando, quando si fa colazione, lui fa il pitch alla cameriera. A quindi tutti. Racconta quello a che sta tutti, facendo. A tutti, perché vuole vedere la reazione. Se non riesci a spiegare una cosa alla cameriera, vuol dire che non la sai spiegare a nessuno. Cioè l'investitore non ti capirà. L'investitore, una cosa molto vera, cioè un aneddoto che Ford esigeva da chi gli proponeva un'idea, che il formato di presentazione dell'idea fosse una pagina bianca con un paragrafo di massimo 4 righe. Perché lui diceva, se non lo sai spiegare in 4 righe, non vuol dire che non l'hai capito, non vale il mio tempo. È vero, cioè se te non sai spiegare un'idea a chiunque, non importa il suo livello di istruzione, non importa a cosa è abituato a pensare. Io faccio musica generativa usando dati fisiologici del battito cardiaco. Cosa vuol dire? La tipica supercazzola, no? E questo è sbagliato, devo riuscire a spiegarlo nel modo che lo capiscono tutti, anche mio nonno, anche mia nonna. Se no vuol dire che non l'ho capito. Quindi fare il pitch a tutti, anche perché non sai mai chi hai davanti. Una volta ci è capitato a un ristorante, si fa il pitch a uno e viene fuori che è un investitore. E quindi poi alla fine non ha investito, ma siamo andati vicini. Cioè, non lo sai mai veramente. E anche condividere l'idea, perché una certa gelosia che c'è sempre è quella di tenere l'idea per sé perché si ha paura che chi hai davanti se la rubi. Sì, allora, una cosa che ho imparato dopo l'esperienza decennale di impresa in Italia, in cui se è una buona idea te la tieni stretta, non è vero. Se è una buona idea devi parlarne a tutti. L'unica cosa che magari non devi dire sono se una cosa va a finire in un brevetto, quello non dirlo, perché sennò non puoi brevettarlo. Però a parte quel caso unico, poi parlane con tutti, specialmente con i competitor, perché non lo sai mai cosa succede. Magari il competitor diventa tuo alleato, magari ti acquisisce, non lo sai. Vabbè, ora non posso parlare di alcuni dettagli, ma ci è successo anche a noi che uno che era nostro competitor, che di fatto erano vecchi amici, ora piano piano stanno lavorando con noi, quindi lavorano con noi perché ci hanno conosciuto, perché gli abbiamo sempre detto tutti i dettagli e le cose che facciamo, quindi appena hanno avuto un po' di tempo per lavorare con noi ci hanno contattato loro. Quindi bisogna sempre parlare con tutti, sempre parlare con tutti, anche perché a volte le persone più inaspettate ti danno degli input importantissimi. Interessante. Allora ti chiedo un'ultima cosa. In generale, appunto, che consiglio daresti a chi ha un'idea, un prototipo, magari ha un progetto tutto su carta, però non è mai sicuro perché non è ancora sicuro che il progetto sia pronto, sia finito, sia definitivo, sia perfetto? Il progetto non è mai perfetto, il progetto non è mai pronto. Questo è il primo consiglio. Io sono uno che prima di parlare davanti a un pubblico, davanti a un investitore, vuole essere sicuro. Sono stato forzato, letteralmente forzato, fisicamente forzato invece a presentare a investitori, anche investitori, sto parlando di Palo Alto, cioè anche proprio gli investitori con la I maiuscola. Quindi è andata bene, di fatto va bene, perché a patto che uno sappia veramente bene di cosa sta parlando, a patto che uno sia in grado di rispondere a qualunque domanda delle cose di cui sta parlando, niente può andare male. Non è un problema. Quindi sempre parlare con tutti, sempre presentare, lanciarsi. Non è vero, un'altra cosa che si dice è che in Italia non ci sono i soldi, non ci sono gli investitori. Non è vero, abbiamo anche buoni investitori. Non c'è ancora la cultura della startup in Italia, quindi siamo un po' indietro in questo, però stiamo facendo passi da gigante. Questo è un esempio. Questo è quello che ci vuole per mettersi in pari. Comunque i soldi ci sono, se uno ha le idee chiare può anche trovarli, è anche facile. Per esempio PhD Plus è un posto in cui conoscere ogni anno 3 o 4 gruppi di investimento diversi. Certo. È pieno di iniziative in cui è facile venire a contatto con gli investitori. Quindi non sono tutti luoghi comuni con cui diciamo sono nato io. Sì, certo. Tutti i primi 10 anni di attività la mia filastrocca era non ci sono soldi, non ci sono investitori. Non è vero, semplicemente io non ho mai preso la briga, non mi ero mai preso la briga di andare da un investitore a parlarci. Il giorno che l'ho fatto è andata bene. Quindi va fatto, fatelo. Va bene. Ringraziamo innanzitutto Davide con un applauso.